Ciao, sono sempre più convinto che siano certe coincidenze che ci portano a fare le cose giuste, se le sappiamo sentire, se le vediamo. La storia di questo DVD, ad esempio, inizia quando Irene Grandi mi chiede di partecipare alla registrazione del suo video Sono come tu mi vuoi. Allora penso, beh, ci starebbe bene Irene Grandi, anche in copertina del DVD, anche perché è uscita questa sua raccolta dei più grandi successi. Ma come fotografarla? E allora mi viene in mente che nello stesso DVD io avrò Rita Levi Montalcini che parlerà del suo progetto di Africa insieme a Conade, insieme a Nazionale Italiana Cantanti. Allora prendo la chitarra dell'Africa, questo cimelio incredibile fatto per aiutare i bambini che hanno dei problemi di vista, firmata dalle più grandi star. Dico, porto questa chitarra e la porto da Irene Grandi. Quando io ho preso questa chitarra e l'ho fotografata, non sapevo, ma me ne sono accorto dopo, che nella prima apparizione di Irene Grandi a Roxy Bar, questa chitarra stava in fondo nella scenografia di Roxy Bar. Non sapevo neppure che Irene Grandi fosse andata a Burkina Faso. Ecco qui, Irene in Burkina Faso e dopo anche in India. E addirittura non potevo immaginare che Irene Grandi sarebbe stata testimonia di questo progetto per finanziare il microcredito, dove ci sono, come vedete, fra gli altri, Patti Smith, Yosson Dur, Alessandro Benetton, Ring e appunto Irene Grandi. Tutte coincidenze che fanno sì però che questo sia un DVD dedicato in parte all'Africa, un altro DVD dedicato all'Africa dopo quello sul Ghana. Bono ha fatto la bellezza di 20 copertine diverse di Vanity Fair, dove c'è lui con Condoleezza Rice, c'è Barack Obama, Muhammad Ali, il presidente vecchio Bush, che ne so, Madonna, Brad Pitt e tante altre, sono 20 queste copertine, dedicate all'Africa. Lo stesso Bono, eccolo qui, intervistato da Jovanotti per questo GQ di cui lui è stato direttore, parla soprattutto di Africa. E allora noi parleremo con Irene Grandi non solo di Irene Grandi ma anche di Africa, perché fra l'altro, ripeto, come ho detto prima, Rita Levi Montalcini, questi sono alcuni libri di questo, ultimamente ci si occupa di lei perché è senatore a vita, in realtà è una persona straordinaria, è nata nel 1909, quindi praticamente 90 anni, premio Nobel per la medicina nel 1986, lei ha fatto questa sua fondazione dove si occupa di Africa e questa è in copertina della rivista di Conade insieme a Morandi. C'è la conferenza stampa di Rita Levi Montalcini con la Nazionale Cantante Conade e quindi c'è un documento che riguarda questo. C'è questa copertina ancora con la Nazionale Cantante, ancora Morandi, insieme a Shevchenko, perché siamo andati a Kiev con la Nazionale Cantanti, quindi tutto torna, si concatena. E poi c'è lo spazio ai giovani, lo spazio agli artisti emergenti che cominciano a non essere più emergenti. Ad esempio i Dio della Love hanno appena firmato un contratto, è uscito questo disco e hanno vinto il trofeo Miti della Musica Volkswagen al Motor Show. Con i Dio della Love e con Max Pezzali parliamo anche dei problemi della musica. Però iniziamo con Irene Grandi e con una Irene Grandi che fa ballare, scatena le piazze come solo lei sa fare.